moltissimo Paolo e Cristina Lucaria per questo invito, perché l'agricoltura non si parla poi così spesso, e quando se ne parla lo si fa anche male, no? Perché siamo abituati alle grandi associazioni di categoria, ai servizi in TV sempre su quello che fanno queste associazioni di categoria. Quando si parla di agricoltura invece bisogna riprendersela dal basso. Io, visto che ci sono le mamme di Benacco, così come le mamme non passa del vento, vi voglio parlare brevemente di Terra dei Fuochi legata all'agricoltura, su quello che è Terra dei Fuochi. Per farlo io vi voglio brevemente raccontare di quella che è la madre di tutte le discariche qua in Campania, che è la discarica Resit. La Resit si trova nell'area vasta di Giuliano, quindi non è molto lontana da qua. Ed è la vicenda forse la più emblematica, racconta in sé quella che è la Terra dei Fuochi. La discarica Resit non è una discarica abusiva, è una discarica legale. Apparteneva a un avvocato penalista, Cipriano Chianese, che tra l'altro era anche ammaligliatissimo con i vari ministeri, con il Parlamento, candidato con Forza Italia alle parlamentari passate, di qualche anno fa. Della storia di Chianese parla molto bene Dello Tocchi, un libro bellissimo che vi consiglio di leggere, che è Morto per dovere, scritto insieme a Luca Ferrari. In base a quella che è l'informativa di Roberto Mancini, che è un commissario della Criminalpol romano, che c'è morto a causa delle sue malattie, perché poi si è ammalato di leucemia, grazie a questa informativa depositata in procura anche a Napoli, noi abbiamo scoperto che c'era un disastro ambientale incredibile nella discarica di cui vi parlo. La discarica Cipriano Chianese è tuttora agli arresti, perché c'è stato un processo in primo grado, adesso siamo in fase di appello. Il processo si è svolto grazie a questa informativa e grazie ad una perizia che è stata depositata in procura dal geologo Balestri e che ha appurato un disastro di proporzioni immani. De Biase, che era il commissario delle bonifiche di qualche anno fa, dichiarò che per arginare, non bonificare, perché la Resit non si può bonificare, per arginare il danno della Resit avrebbe dovuto essere sarcofagata, come si fa con i disastri nucleari. Noi oggi, lo scritto di Nia Sorvenire il mese scorso, possiamo contare milioni di tonnellate di rifiuti tossici che sono stati sversati legalmente in questa discarica. Vuol dire che l'avvocato Cipriano Chianese, amico dei casalesi e che adesso è in galera con 20 anni per disastro ambientale aggravato e avvelenamento delle acque, che è la fattispecie di reato che ha blindato il processo in sé, ha fatto in modo di truccare le carte perché questa discarica diventasse un disastro nucleare. La nuova perizia, che in fase di appello ci parla della discarica e di quella che è la condizione dei terreni e delle acque intorno alla discarica, ci dice che una nuova perizia voluta da Chianese, dal gruppo di Chianese, ci dice che la situazione è anche peggiore di quella che è uscita fuori dal primo grado, perché in realtà la falda acquifera è completamente compromessa, non soltanto per via della Resit in sé, ma per le altre discariche che ci sono a monte dell'area vasta di Giuliano, e anche perché le tecniche messe in campo, i provvedimenti messi in campo dalla Regione Campania per la protezione della discarica sono assolutamente insufficienti. Noi ci siamo stati il mese scorso, perché io, oltre ad essere agricoltore, sono attivista della rete di cittadinanza e comunità e di Stop Biocidio, che sono le maggiori, diciamo così, coalizioni campane di comitati, siamo per fortuna una comunità molto numerosa. Ci siamo stati con la RAI per uno dei tanti servizi che noi facciamo. Quello che si vede sulla Resit è un telone sui terreni di riporto. Questa è stata la messa in sicurezza della madre di tutte le discariche. Ora, perché la discarica Resit è funzionale al mio racconto sull'agricoltura? Perché tutto intorno si continua a coltivare. Ve lo dico da agricoltore, i pozzi sono stati sequestrati, eppure lì è pieno di pescheti e ho visto delle coltivazioni di fragole. Ora, io ho già un grave problema con le fragole di mio, perché da agricoltore so che queste fragolone che si vedono sul mercato sono, cioè, qualcosa di, come dire, nucleare, secondo me, non di meno. Ma vederle poi lì, insomma, anche fa veramente un certo effetto. E vi dico anche che sono molto dispiaciuta
per quegli agricoltori che sono lì intorno, che hanno continuato a coltivare comunque, perché se capitasse a me la tragedia di avere accanto al mio fondo, cosa a cui tengo come la mia vita, la mano di tutte le discariche, cioè per me sarebbe una tragedia enorme, e non solo dal punto di vista economico, sarebbe una tragedia del cuore, affettiva. Se non è possibile stabilire delle misure compensative per chi non ha violato i propri terreni, per chi non ha fatto nulla, perché le falde acquifere sono viste inquinate, è chiaro che gli agricoltori, in una condizione di assoluta, spesso, povertà, perché vi assicuro che l'agricoltura è un'attività perdente in partenza, i costi di produzione sono aumentati di 4 volte, i prezzi al consumo solo di 2, quindi sulla carta chi fa agricoltura è perdente, meno che non sia molto bravo a restare a galla e a sopravvivere. Quindi la condizione degli agricoltori che non sono direttamente responsabili dell'inquinamento io la posso anche capire. La regione Campania però, qua entriamo già nel discorso dell'agricoltura, prodotti agricoli e salute, l'anno scorso ha pubblicato dei risultati che in realtà sono parte del terzo decreto attuativo della legge 6 del 2014, cioè la legge che ha sancito le nostre lotte. C'è una legge dello Stato, una legge nazionale, che si chiama, che proprio porta il nome di Terra dei Fuochi. Questo vuol dire che abbiamo già vinto una battaglia, che cioè di Terra dei Fuochi non si era mai parlato prima del 2010-2012, a livello sicuramente mediatico nessuno mai l'aveva fatto, si gridava sui territori alla fine del 2014, dopo che noi siamo scesi in piazza con 120.000 persone, ci hanno dato una legge nazionale, che è sicuramente 16 novembre del 2013, Fiume in piena, eravamo 120.000. Dopo quella manifestazione si sono resi conto che un problema c'era, c'è una legge. La Regione Campania, il terzo decreto attuativo di questa legge che prevedeva esami a tappeto, campionamenti sulle falde acquifere, sui prodotti agricoli e sui terreni, ci dice che la Terra dei Fuochi è una fake news. Secondo la Regione Campania, l'Istituto Zooprofilattico di Portici, che è un istituto sicuramente all'avanguardia, e queste analisi che sono state fatte, che sicuramente sono all'avanguardia, ci dice che va tutto bene. Va tutto bene, che i prodotti agricoli sono buoni, ci dice anche che i terreni non sono poi così inquinati, che anche sulle falde non ci sono poi grossi problemi. Allora, considerando che, permettendo che quelle erano le analisi per le quali noi avevamo combattuto, perché noi volevamo che venisse analizzato il territorio, lo vogliamo tuttora, però vanno dette delle cose importanti. Uno, il campionamento fatto dalla Regione Campania è esattamente quello che era stato già fatto, cioè questo pubblicizzare la loro opera si basava fondamentalmente su dati che già c'erano. I terreni campionati di livello 5, cioè il massimo livello di inquinamento, sono pochissimi, ma già in base alla legge del 2014, che si riferiva a rilievi e a una situazione, diciamo così, di campionamento che era antecedente al 2014 stesso. Tra il 2013 e oggi noi abbiamo scoperto, ma non noi, la magistratura ha scoperto che i confini della Terra dei Fuochi non esistono, che c'è una situazione di inquinamento ambientale, di fauna, di interramento di rifiuti tossici, praticamente in ogni angolo della regione. E va detta poi ancora un'altra cosa, io vi parlo di dati perché così ci capiamo su quello di cui stiamo parlando. C'è una ricerca del 2016 che è molto interessante perché è stata condotta dal Centro di Ricerche per l'Agricoltura, il CREA, e dall'Università della Sapienza di Roma, pubblicata su una rivista scientifica che si chiama Ecoscienza. Su questa rivista ci sono delle conclusioni estremamente interessanti, perché si dice che per le piante, quindi fare analisi sui prodotti agricoli, è una cosa estremamente complessa. Già per il cadmio e il piombo, di cui parlavamo prima anche con le mamme di Renato, che sono in genere i due metalli pesanti sui quali si fanno le indagini, non per capire i residui, eccetera, eccetera, sono delle analisi estremamente complesse, perché le piante reagiscono in maniera molto specifica, fitospecifica, cioè si dice, agli agenti inquinanti.
Quindi queste analisi dell'istituto zooprofilattico, che immagino siano state loro dite estremamente complesse, io spero che abbiano detto le verità, rimane però lo sguardo alle fragole che avevo dato prima, perché io non so se poi a vedere insomma le colture accanto alle discariche e sapendo che arrivano da là mangereste le fragole o le pesche che arrivano dalle discariche, questo lo dice il buon senso. Però c'è una cosa, al di là del discorso sui prodotti agricoli più o meno buoni, c'è un fattore sul quale in agricoltura non si discute mai, ma soprattutto non si discute mai quando si parla di agricoltura e inquinamento, ed è il degrado dei suoli. Nel 2015, questo io vi do i dati perché non sono cose che dico io, sono cose che dicono chi studia queste cose. Io sono un agricoltore, metto le mani nella terra, guido il trattore e zappo. Faccio l'attivista, sono una cittadina e sono una mamma. Però i dati da studiare servono sempre. Il CONAF, che è il consiglio dei dottori agronomi e forestali, nella persona del suo vicepresidente, ancora per quest'anno credo sia, che è la dottoressa Stella Zari, ci dice che a livello globale, mondiale, noi perdiamo 10 milioni di ettari l'anno per erosione, deforestazione, desertificazione. 20 milioni di ettari ogni anno, sempre a livello globale, vengono abbandonati perché i terreni non producono più, sono sterili. E sono sterili a causa dell'inquinamento che viene dall'uomo e in massima parte da quelle che sono le attività agricole. Questo che cosa vuol dire? Che nei territori fortemente inquinati, come la terra dei fuochi, come le centinaia di terre dei fuochi d'Italia, perché Veneto è un'altra, Venato, Molise è un'altra ancora, noi possiamo parlare di terre dei fuochi praticamente ad ogni latitudine, qui non c'è solo il problema di cosa, cioè della qualità del prodotto agricolo, noi abbiamo un problema di che cosa daremo da mangiare nel futuro ai nostri figli. Un terreno che è inquinato da metalli pesanti, quindi è diventato tossico, perde il 50% oltre certe zone della propria fertilità, il che vuol dire che produce il 25% in meno, e questo è un gravissimo problema soprattutto per gli agricoltori, una cosa che gli agricoltori in genere non capiscono. Il problema dell'inquinamento non è prodotto sì, prodotto no, è che non hanno la possibilità di conservare le terre per il futuro. L'ONU, nel rapporto che ho pubblicato di recente, ci dice che i 2/5 dell'umanità sono a rischio per il degrado dei suoli, non avremo più da mangiare. Allora, la regione Campania mi può anche dire che i prodotti sono più o meno buoni adesso, ma se non prende in considerazione il degrado dei suoli, bonificando e mettendo in sicurezza le terre offese della terra dei fuochi, io vorrei sapere il PIL della regione Campania fra 10-20 anni a quali sotto zero arriverà. Perché la regione Campania è una regione fondamentalmente agricola. E allora, cosa fare? Perché noi siamo quelli della denuncia, perché vi assicuro che noi crediamo, mettiamo in campo qualsiasi tipo di attività, qualunque, da quelle legali alle grandi manifestazioni, come vi ho detto, fino alle attività più piccole e ai grandissimi progetti scientifici. Cosa fare? E io sono un agricoltore, quindi il problema me lo sono posto prima io. Quindi io per prima ho fatto le analisi sui terreni e sulle acque per capire in che stato erano chiaramente i miei terreni. Ma la cosa principale da fare è fondamentalmente sganciarsi da quelli che sono i meccanismi che ci fanno avvelenare soltanto, come la grande distribuzione per esempio, che è legata a quell'agricoltura di massa, quella intensiva a base di altissimi input chimici, che sono i pesticidi e i diserbanti, che sono veri e propri veleni. Bisogna avere il coraggio, e ve lo dico da contadina, di arrivare ad un modello di agricoltura che è esclusivamente quello vicino alla gente. La gente ha bisogno di fidarsi, io lavoro uno a uno con le persone, il che si chiama otto conviviale, perché la convivialità, diceva Ivan Illich, è la più grande risposta alla mega macchina infernale dell'industrializzazione. Se la città, se l'industrializzazione è solitudine, è solipsismo,
Noi dalla campagna dobbiamo recuperare il rapporto personale con la gente che ha bisogno di fidarsi. Noi abbiamo il dovere come sentinelle del territorio, noi agricoltori, prima di tutti voi, prima ancora dei medici, prima ancora delle mamme, noi agricoltori abbiamo il dovere di difendere la terra da un'economia completamente sbagliata. E allora quale economia? Quella trasformativa, quella che adesso è in essere qui all'OPG. Qualche giorno fa siamo venuti ad ascoltare i risultati di una ricerca interessantissima sull'economia solidale. In tutto il mondo, questa è una ricerca molto interessante, si chiama SUSI, Sustainability and Solidarity Economy, ed è stata svolta da Fairwatch con l'aiuto di un numero enorme di ricercatori in 140 paesi. Hanno detto una cosa, hanno scritto una cosa veramente interessante. Allora, c'è un'economia che riparte, e riparte dalla gente, riparte dal basso, riparte da chi non ne può più. È quel tipo di economia che si basa sullo stare insieme, che mette insieme chi compra e chi vende, e lo fa nel rispetto dell'ambiente. Nel 40% dei casi questa economia viene dalla terra. E allora, quando parliamo di terra dei fuochi, noi non dobbiamo mai dimenticare, io lo dico perché le terre dei fuochi sono centinaia, noi non dobbiamo dimenticare che i fuochi sono solo alla fine di questa frase. La prima parola è terra, e da lì si deve assolutamente ripartire. Noi abbiamo il dovere di riportare i nostri figli nelle campagne e di recuperare quel rapporto affettivo d'amore che è stato spezzato e che poi ci ha fatto considerare un prato solo come un tappeto da alzare e sotto il quale nascondere i rifiuti tossici. Quindi il mio appello da agricoltore e da attivista, da una che sta in mezzo alla gente e lo fa con difficoltà, perché essere attivisti, e lo sapete, ci sono tanti di voi che lo fanno, significa spendere grandissima parte del proprio tempo tra la gente, a volte anche a discapito degli affetti familiari. È una cosa che costa veramente un sacco di fatica, ma da attivista e da contadina io vi dico, state vicino ai contadini che ragionano in questo modo. Date loro la possibilità di stare in mezzo a voi, cercateli, perché noi contadini siamo anche afflitti da una mancanza di grave, una mancanza atavica di cultura, quindi non è sempre facilissimo. Però cercateli, e cercate di far capire loro anche che sono indispensabili a questa forma di lotta. Ma soprattutto cercate di stare accanto ai piccoli produttori, perché se questa economia deve ripartire e non può essere l'economia dei tritacarne dell'ambiente, non può essere l'economia dell'erosione dei diritti dei lavoratori, non può essere l'economia dello schiacciamento del sud del mondo, allora deve ripartire da noi. Quindi io vi ringrazio moltissimo, perché questo è anche il mese della lotta internazionale alle lotte contadine, in tutto il sud del mondo. In queste lotte sono fondamentali soprattutto le figure femminili, sono le donne. Le donne vengono sempre fertile la terra e la lotta. Grazie.